Salve ragazzi, io sono Christian del canale Devil Cree Gaming e il video che vi propongo oggi qui su Videogiochi Italia ha un target ben preciso, ovvero quelle persone che non conoscono Shenmue e che magari ne hanno sentito parlare solo di recente, grazie all'annuncio del terzo capitolo avvenuto sul palcoscenico della conferenza Sony durante l'E3 di Los Angeles di 2 anni fa. L'annuncio del Kickstarter ha sconvolto i bassi fondi dell'internet, toccando le corde di quella nicchia di vecchi appassionati che si sono lasciati andare in urla isteriche come delle ragazzine in preda agli ormoni durante un concerto di Justin Bieber. Ma come mai? Com'è possibile che un videogioco generi una simile reazione? Persone in piedi con le mani al cielo, altre vittime di una crisi epilettica controllata, altri ancora addirittura in lacrime. Oggi parliamo quindi di Shenmue in generale e del perché l'arrivo di un terzo capitolo rappresenta una vittoria per il medium videoludico stesso. Nel 1998 Sega lanciò sul mercato una delle console più rivoluzionarie di sempre, il Dreamcast. Purtroppo, nonostante una qualità senza eguali, nonostante le molteplici innovazioni sia hardware che software, le vendite non riuscirono mai a decollare, spingendo infine l'azienda a terminarne la produzione. Ma non prima di tentare il colpo di coda con un gioco che avrebbe, nei piani commerciali della grande S, risollevato le sorti del suo sistema da gioco. Inizialmente previsto come un JRPG basato sull'universo di Virtua Fighter, Shenmue rappresenta ancora oggi uno dei progetti più ambiziosi e importanti della società, il The Legend of Zelda della grande S. Concepito inizialmente per Sega Saturn e trascinato poi sul fratellone più potente, rimase sotto i ferri per 5 lunghi anni con un budget esorbitante di 47 milioni di dollari, che nel 1998 erano una cifra da capogiro. A capo dello sviluppo un certo Yu Suzuki, ovvero uno dei più grandi game designer dell'intera storia dei videogiochi, padre di titoli come Hang-On, OutRun, Space Harrier e molti altri capisaldi degli anni 80 e 90. Il suo team, ovvero il reparto AM2, era anche il miglior team interno di Sega, il non plus ultra in quanto a capacità tecniche. Il che, unita a quanto detto in precedenza, componeva la ricetta perfetta per il videogioco definitivo. E se così non è stato, beh, poco ci manca. Shenmue fu un terremoto, un prodotto con una potenza fuori dagli schemi, un titolo in grado di ridisegnare il concetto stesso di videogioco e di esperienza videoludica. Giocare un'opera del genere nel 1999 poteva cambiare drasticamente la visione del videogioco agli occhi dell'appassionato di turno. La forza del prodotto risiedeva in primis nella capacità di coinvolgere emotivamente e sensorialmente il giocatore, trascinandolo in un mondo così vivo da imprimersi nella mente come una seconda vita. Ma cosa lo ha reso così unico e grande? Cosa lo ha reso le fondamenta del videogioco per come lo intendiamo oggi? La capacità di coinvolgere senza eguali il giocatore scaturiva dalla maniacale cura per i dettagli infusa nell'engine grafico dal suo autore. Tutt'oggi siamo abituati a tantissimi open world dove però i personaggi secondari altro non sono che marionette copia e incollate, che si ripetono per tot modelli e che seguono routine prevedibili. In Shenmue ogni personaggio non giocante aveva una sua vera identità. Diverso da ogni altro per volto, connotati, colore, vestiti, voce, nome, mestiere e perfino il carattere.
Non esiste in tutto il gioco un solo personaggio copia e incollato, uno che sia uno. Questo dettaglio, unito alle routine comportamentali diverse anch'esse per ogni singolo personaggio, portavano il videogiocatore a conoscere l'ambiente circostante come se fosse un paesino di periferia dove si è tutti amici. Anche lo scorrere del tempo rivestiva un ruolo comprimario ai fini del coinvolgimento sensoriale, idem l'estetica stessa o il meteo variabile. Difatti, in Shenmue ci si spostava nelle strade di una cittadina del Giappone che realmente esiste, una Yokosuka del 1986, ricreata metro per metro e perfino il clima fu riproposto esattamente come nella realtà. Se il 25 dicembre del 1986 a Yokosuka è nevicato, in Shenmue troverete la neve. E questi sono solo tanti piccoli esempi della cura maniacale con cui questo prodotto è stato confezionato, ma non è tutto. Yu Suzuki, non sapendo come catalogare una simile opera fuori da tutti gli schemi, coniò un nuovo genere definendolo Free. Free è acronimo di uno scioglilingua inglese, Full Reactive Eyes Entertainment, e al contempo tradotto significa libero. Per questo motivo molti hanno etichettato Shenmue come il pioniere dei free roaming moderni, sebbene a mio vedere sia una classificazione errata, perché in comune con essi non vi è poi molto, salvo la libertà di spostamento. Shenmue è più simile a un acerbo open world a macrozone, ma alla fin fine, per quanto si cerchi di catalogarlo, si fallisce sempre miseramente, perché non è catalogabile qualcosa di così dannatamente unico. Free però non fu il solo termine coniato da Suzuki. Anche i famosissimi Quick Time Event, oggi sulla bocca di tutti, furono una sua invenzione introdotta per la prima volta proprio da Shenmue. Ma c'è una differenza con ciò che troviamo nei prodotti moderni. Nei videogiochi a seguire Shenmue i Quick Time si sono rivelati una sorta di più complesse azioni contestuali. In Shenmue invece avevano una maggiore complessità e si incastonavano non solo nel game design, ma anche nella narrativa del gioco. Per esempio, sbloccando e imparando una nuova tecnica marziale, questa poteva modificare un Quick Time Event a seguire. Lo stesso Quick Time Event cambiava e mutava a seconda delle tecniche apprese e non proponeva necessariamente un game over con conseguente ripetizione, bensì una complessa concatenazione di imprevedibili variabili. Oh boy. I'm looking for info about a Chinese cartel. I'll tell you. What? In return, you don't show your face here again. Okay. Look for a guy named Charlie. Charlie? Vi basta? Vorrei potervi dire che è tutto, ma no. Shenmue fu anche uno dei primi giochi a mescolare più meccaniche diverse, ma senza mai dimenticarsi della profondità delle stesse. A differenza degli open world moderni, dove spesso puoi fare milioni di cose, ma tutte piatte e prive di una reale struttura di base, in Shenmue potevi combattere con meccaniche riprese direttamente da un picchiaduro, Virtua Fighter. Potevi guidare una moto con le meccaniche di un gioco di guida, ma non basta ancora. Potevi anche entrare in sala giochi e buttare gettoni in veri e propri cabinati per poi giocare, letteralmente giocare, ai classici Sega del passato. Tutto questo, tutta questa libertà, tutte queste novità e molto altro di più si mescolavano poi a una storia imponente. Sedici capitoli totali. Questa l'opera narrativa di Maestro Suzuki. Il primo Shenmue contiene il primo capitolo del racconto. Shenmue 2 contiene invece il capitolo 3, 4 e 5. Il secondo capitolo fu volutamente tagliato da Suzuki in fase di produzione. Le vicende mettono il videogiocatore nei panni di Ryo Azuki, un normale ragazzo che vive la sua tranquilla vita di periferia tra la scuola e gli allenamenti nelle arti marziali. Un giorno però la sua routine viene sconvolta dall'assassinio di suo padre e da lì il gioco inizia a correre dentro un vortice di plausibilità mista folklore orientale, tra la dura realtà della vita e il mistico mistero dietro la leggenda dei due specchi cinesi. Altro non mi è concesso aggiungere per quanto riguarda la storia, non vorrei mai e poi mai spoilerare elementi fondamentali.
Posso solo evidenziare come l'input di Shenmue sia costruito su di un elemento tanto umano, quanto banale sotto certi aspetti: la rabbia da cui nasce il desiderio di vendetta. Tutto Shenmue è un minestrone di sentimenti umani riconoscibili, come l'abbandono, l'amicizia, l'amore impossibile e la volontà, la ferrea volontà di un giovane che non vuole arrendersi alla vita e che per questo intraprende il suo viaggio nel mondo e dentro se stesso per scoprire il suo destino che a quanto pare da qualche parte qualcuno ha già scritto. E tutto questo sino al cliffhanger del secondo capitolo che solleva mille e mille ancora dubbi, lasciando dentro il giocatore un senso di vuoto che difficilmente si può provare con altri prodotti appartenenti allo stesso medium. Ci sarebbe ancora moltissimo da dire, ma voglio tagliare corto senza però sorvolare su di un elemento chiave della produzione: il game design legato al level up. In quanto gioco di ruolo ci si aspettavano i punti esperienza e i punti abilità, ma Suzuki si inventò qualcosa di completamente nuovo e imprevedibile. In pratica applicò il concetto marziale di ripetizione per perfezione alla base del level up di Ryazuki. Il personaggio di Ryo non sale di livello, a salire di livello è il giocatore stesso. Nel gioco si sbloccano nuove tecniche marziali da applicare poi in combattimento o nei quick time event. Per sbloccarle però bisogna prenderle, proprio come nella realtà. In nostro aiuto arriva la Visual Memory System del Dreamcast, ovvero quella memory card che svolge la funzione di console portatile dotata di schermo. Schermo che una volta collegato al controller ci mostra la combinazione da eseguire per comprendere la tecnica al meglio. A seguire la si deve semplicemente ripetere. Per farlo basta recarsi in un parco pubblico o in un dojo e lì allenarsi, proprio come farebbe un lottatore marziale nella realtà di ogni giorno. Allenandosi su di una tecnica specifica, il gioco registra l'utilizzo e ne migliora l'efficacia durante gli scontri. Allo stesso tempo, il giocatore, ripetendo gli stessi tasti, registra la loro esecuzione nella memoria muscolare, migliorando dunque la sua reazione istintiva in caso di scontro. Un sistema che ha dell'assurdo e del geniale. In pratica il giocatore fa level up assieme al gioco stesso. Mai più si è rivista una simile soluzione di game design. Ma adesso basta, ho parlato anche troppo, sebbene da dire vi sia ancora davvero tanto. Vi invito casomai a visitare il mio canale DevilCreeGaming, dove ci sono moltissimi video dedicati a quest'opera maestosa. In questo video trovate invece solo e semplicemente il motivo che risponde alle domande del titolo. Il motivo per cui qualcuno ha pianto, qualcuno si è alzato in piedi e qualcuno si è messo a strillare quando Yu Suzuki è salito sul palco. Da 16 lunghi anni, molti appassionati, segnati da quella che si può senza remore definire l'esperienza videoludica più potente mai pensata, attendevano l'annuncio che li ha sconvolti. Le mie parole vi sembreranno quelle di un pazzo accecato dalla sua passione per il gioco e non vi posso biasimare. Ciò non di meno, le reazioni di chi lo ha giocato e compreso a suo tempo dimostrano come un videogioco possa davvero lasciare nel cuore e nello spirito di ogni noi qualcosa di indelebile. Shenmue rappresenta la potenza del medium videoludico e per questo l'uscita di un terzo capitolo rappresenta di rimando una vittoria per il videogioco stesso e per tutti quanti noi appassionati.